Buongiorno e benvenuti all'incontro pubblico-privato Partnership in Evoluzione. Il tema delle PPP, delle partnership pubblico-privato, è un tema un po' un evergreen del Salone, è stato trattato più volte nelle passate edizioni, però a me pare che sia particolarmente attuale oggi, e l'è attuale per una serie di motivi, ma ne vorrei citare almeno due motivi. Uno è un po' che durante l'emergenza Covid si è assistito a una straordinaria convergenza di collaborazione tra pubblico e privato. Se facciamo anche solo un esempio personale, io sono stato vaccinato con un vaccino di un'azienda privata da un team di medico assistente del servizio sanitario pubblico in una struttura messa a disposizione da un'azienda privata, la Lavazza nel mio caso, e tra l'altro con la gestione delle entrate e delle uscite affidata a un'associazione no profit, un'associazione di volontari, erano gli ex carabinieri in questo caso. Il secondo motivo è, io credo, una speranza, è il PNRR. Il PNRR mette in campo delle risorse straordinarie nel senso di fuori dall'ordinario, i famosi 191 miliardi, ma cita espressamente, anche se se ne parla non a sufficienza secondo me, che grazie a capitali privati aggiuntivi si potrà fare di più. E quindi per la prima volta sono a disposizione dei capitali ingenti, pubblico e privato, questo può significare la possibilità di fare di realizzare delle possibilità veramente fuori dall'ordinario, veramente senza precedenti. Ma quali sono queste possibilità? Le possibilità di intervento sono ovviamente tantissime e i relatori di questo nostro incontro ci porteranno le loro esperienze, molte diverse tra di loro e tutte estremamente interessanti. Quindi passo subito a presentare chi è qui con noi. Comincio alla mia destra, Renato Gagliano, che è direttore dell'economia urbana e lavoro comune del Comune di Milano. Qua vicino a me c'è Filippo Rodriguez, che è il responsabile della sostenibilità di Enel e anche il managing director di Enel Cuore. Alla mia sinistra, qua vicino a me, c'è Fabio Minoli, direttore della comunicazione, rapporti istituzionali e sostenibilità di Bayer Italia. E alla mia estrema sinistra, Luca Giansanti, che è il direttore commerciale area Centro Sud CNS. Grazie a tutti, benvenuti e buongiorno. Abbiamo anche collegato con noi da Cosenza Antonella Tarsitano. Ciao Antonella. Antonella è esponente della Camera di Commercio di Cosenza, vorrebbe essere qui con noi oggi in presenza, ma gli aerei ti hanno tradito e quindi il tuo volo è stato cancellato. E Antonella, vorrei proprio iniziare con te un po' il giro di chiacchierate, no? Appunto, sei consigliere della Camera di Commercio di Cosenza, che è una camera particolare che si è definita nel tempo una open camera. Ci spieghi che cos'è e qual è questa particolarità che vi rende aperti? Buon pomeriggio a tutti. Allora, è il quinto anno che partecipiamo con grande entusiasmo al Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa. E perché Open Camera Cosenza? Perché il nostro è un ente particolare. La rivoluzione del nostro ente inizia nel 2014, col primo mandato del nostro presidente Klaus Saggeri e la Giunta e il Consiglio che ovviamente lo sosteneva. Da subito il presidente ha compreso che la Camera dovesse essere aperta e restituita ai veri protagonisti del nostro ente, che sono le imprese. Come è avvenuto questo processo? È avvenuto innanzitutto dall'interno, perché al vertice dell'organigramma del nostro ente la figura del presidente è stata sostituita proprio con l'impresa e quindi tutte le azioni che poi sono state man mano poste in essere hanno avuto come obiettivo principale quello appunto di favorire, restituire ricchezza e lavorare per quello che era il proprio territorio.
Si è iniziato con la valutazione di come la Camera lavorasse e quindi laddove sono state colte delle magari lacune a livello di formazione, si è intervenuti appunto con una formazione specifica. La prima particolarità del nostro progetto Open Camera di Cosenza è stato che la formazione dei dipendenti della Camera di Commercio è stata da subito aperta anche gratuitamente, anche a tutti gli altri dipendenti degli enti pubblici del nostro territorio. E quindi già questo è stato un primo segnale molto forte di apertura verso il territorio. E si è inteso poi lavorare anche a quelli che erano una serie di progetti che restituissero appunto la Camera anche da un punto di vista non soltanto digitale, ma anche proprio fisico. Quindi sono stati organizzati, per esempio, centinaia di seminari, convegni, tavole rotonde, che avessero proprio come scopo quello di far entrare all'interno della Camera gli imprenditori. Si è cambiato un po' il modo di fare, nel senso che non doveva essere più l'imprenditore a recarsi alla Camera per conoscere i servizi che questa erogava, ma la Camera ha cercato di raggiungere le imprese attraverso la comunicazione capillare effettuata sul sito istituzionale, ma anche attraverso i propri social. Che comunque è qualcosa di veramente rivoluzionario per un ente. Talmente è stato riconosciuto questa apertura della Camera, non soltanto sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale, tanto da ottenere la nostra Camera il riconoscimento internazionale dell'OCSE, che ricordiamo è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ed è stato inoltre il progetto Open Camera di Cosenza inserito come caso esemplare all'interno dell'Osservazione internazionale sull'innovazione del settore pubblico. Abbiamo inoltre vinto, grazie al progetto proprio Open Camera, il premio Olivetti per 2 anni, 2018 e 2020. Dal 2016, inoltre, è stata avviata la redazione del bilancio sociale di genere, ma anche il bilancio di sostenibilità. E nel 2018 all'interno della Camera di Commercio è stato istituito un vero e proprio ufficio dedicato a quello che è la responsabilità sociale di impresa, affinché proprio questo concetto di sostenibilità, di cui oggi parliamo, che abbiamo parlato negli anni, sempre abbiamo affrontato all'interno del Salone, potesse permeare e dirigere quella che era l'azione proprio della nostra Camera di Commercio. L'obiettivo era quello di creare una vera e propria scuola di pensiero nuova sul nostro territorio, che apportasse sviluppo al nostro territorio. La Camera, si è aperta anche verso gli altri enti, sono oltre 28 i protocolli che sono stati sottoscritti con tutti gli enti del nostro territorio, sempre allo scopo di rendere più efficiente ciò che si faceva verso le imprese. Open Camera è stato talmente rivoluzionario come progetto di un ente, è riconosciuto, ripeto, anche dall'esterno, quindi non è una cosa che diciamo soltanto noi, ma ha avuto tanti riconoscimenti, da diventare nel secondo mandato del Presidente Algeri un vero e proprio modello. Oggi parliamo infatti non soltanto di Open Camera di Cosenza, ma di modello Camera di Cosenza. Perché? Perché l'ambizione qual è? È quella di poter lavorare insieme agli altri enti del territorio, ma anche insieme alle altre camere di commercio del Sud Italia, che sulla scia delle buone pratiche poste in essere dalla nostra Camera di Commercio possano attuare un cambiamento rivoluzionario importante per le imprese del nostro territorio. Le imprese a tutto questo hanno reagito molto bene, perché si è creata una vera e propria comunità intorno alla nostra Camera di Commercio e quindi siamo, diciamo, molto felici e fieri di questo. Grazie Antonella, grazie. Poi ci racconterai dopo qualche esempio, ma passiamo da una Camera di Commercio che non è grandissima, ma ha un'azienda certamente molto grande come Enel. Filippo Rodriguez, mi ricordavi che la partnership sono il 17° goal delle Nazioni Unite. Enel come ha fatto proprio questo obiettivo, no? Cosa significa partnership per Enel? Significa, grazie della domanda, significa innanzitutto imperniare quella che è la strategia dell'azienda su un obiettivo che non è soltanto un obiettivo aziendale, ma un obiettivo che va oltre,
e che verte verso il bene pubblico. Noi abbiamo il cosiddetto purpose, no? L'obiettivo verso cui tendiamo, che cita, recita We Empower Sustainable Progress. Noi aiutiamo allo sviluppo e al progresso sostenibile. Questo vuol dire che c'è un'azienda come Enel, che non c'è bisogno che racconto, un'azienda molto grande, presente in oltre 30 paesi, che decide comunque di impostare la sua strategia. Parliamo per esempio di un piano di investimenti nell'ultimo piano industriale di 28 miliardi di euro, il cui oltre il 90% sono collegati a 4 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Quindi parliamo di un'azienda che comunque ritiene che sostenere, poter contribuire al raggiungimento di uno sviluppo, di un modello di sviluppo sostenibile del bene comune, sia una responsabilità che fa parte della responsabilità dell'azienda. Motivo è, dicevo appunto, che abbiamo incardinato la nostra strategia, l'Agenda 2030, facciamo parte del Global Compact, che è l'alleanza delle aziende appunto nel quadro delle Nazioni Unite che vogliono offrire un contributo per raggiungere questi obiettivi. E quindi la partnership fra pubblico e privato è una partnership fondamentale. È fondamentale, e noi lo vediamo per esempio anche nel nostro approccio di Open Innovation, nel senso che l'azienda si pone come piattaforma su cui realtà diverse, tu citavi l'SDG 17, che è proprio l'ultimo SDG, è fondamentale perché è l'SDG che ci dice come si possono raggiungere i 16 precedenti. Per esempio nel nostro Open Innovation l'Enel si pone come piattaforma su cui studenti universitari, giovani innovatori, start-up, realtà pubbliche possono contribuire per portare nuove idee che hanno, no, idee innovative ovviamente, che hanno come obiettivo finale un obiettivo solo, che è quello dello sviluppo sostenibile. Noi lo facciamo sia come Enel sia come Enel Cuore attraverso la nostra onlus aziendale. Facendo che cosa? Innanzitutto ascoltando il territorio, ascoltando gli stakeholder, capendo quali sono i bisogni del territorio e quindi collaborando con i movimenti di base, le associazioni ambientaliste, le ONG, le organizzazioni del terzo settore, altre aziende del settore privato e la pubblica amministrazione, proprio per creare una piattaforma su cui si possono costruire progettualità che possono avere un impatto e possono contribuire al raggiungimento di questi obiettivi. Questo lo facciamo, dicevo, con l'azienda, facendo in modo tale che comunque tutte le aree del business, nel momento in cui vanno a operare, vanno a mettere a terra quelli che sono i propri obiettivi aziendali, lo facciano nella maniera più sostenibile possibile, ma che abbiano un impatto sia per i propri investitori, ma anche per le comunità in cui quegli investimenti insistono. Lo facciamo anche attraverso la nostra onlus aziendale, dove la collaborazione fra terzo settore, anche nell'ottica di potenziare quei servizi che sono pubblici, quindi parliamo, ma poi magari avrò occasione di offrire qualche esempio, hanno proprio l'obiettivo di creare alleanze trasversali che poi necessariamente sono le uniche alleanze di cui abbiamo bisogno in questo momento per poter offrire un modello di sviluppo veramente sostenibile. Certo, grazie. Ci dici ancora una parola su Enel Cuore, quando nasce, qual è lo scopo? Ah, Enel Cuore nasce 18 anni fa, quest'anno diventiamo maggiorenni, e ci fa molto piacere perché sono 18 anni di grandi successi. È una onlus che non ha, diciamo, come obiettivo nulla a che a vedere con il nostro mondo, il nostro business, ovvero l'energia. Noi ci occupiamo di, in generale, fragilità, persone con fragilità, quindi parliamo soprattutto di bambini, anziani, persone con patologie, povertà, vecchie e nuove. Noi sappiamo che col Covid si è creato purtroppo tutto un filone di intervento sulle persone che sono finite sotto la soglia di povertà. Moltissimi progetti legati alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, e noi questo lo facciamo appunto con queste partnership, come dicevamo, pubblico-private, ovvero noi sosteniamo organizzazioni del terzo settore, lavoriamo molto nelle scuole, negli ospedali, in organizzazioni che si occupano di favorire l'inserimento e il reinserimento sociale di persone con fragilità, e lo facciamo con una triangolazione che vede appunto la onlus, quindi un'espressione dell'azienda, le organizzazioni del terzo settore, quindi il no profit, e le istituzioni pubbliche, siano esse appunto scuole, ospedali, uffici che si occupano comunque di fornire servizi pubblici, per creare alleanze che portino poi benefici sul territorio. Grazie Filippo. Passiamo adesso a Luca Giansanti.
Abbiamo visto un ente pubblico, no? Come la Camera di Commercio di Cosenza, poi una grande azienda, una grande corporation come Enel, adesso vediamo un soggetto diverso, no? Quasi un soggetto intervento, il Consorzio Nazionale Servizi. Ci può dire, Luca, due parole sul CNS e illustrare come un consorzio opera, no? Un consorzio di servizi come voi, approccia al tema del partenariato per i propri consorziati, per le proprie aziende? Certo, grazie. Ma il Consorzio Nazionale dei Servizi è un consorzio di cooperative, innanzitutto, attivo da circa 44 anni nel Paese. Ha circa 160 soci su tutte le regioni italiane, circa 1200 commesse su tutte le regioni italiane e circa 600 milioni di fatturato. Questo più o meno è la dimensione. La nostra sede principale è a Bologna e poi abbiamo sedi sparse in tutto il territorio nazionale. Le attività, i servizi che noi svolgiamo sono quelli dei servizi diciamo classici, quindi andiamo al facility management, l'energia, la ristorazione, l'igiene ambientale, la raccolta rifiuti, le manutenzioni, le pulizie, la logistica, il CUP, i servizi museali. Abbiamo un ampio spettro di servizi sui quali noi siamo attivi, ripeto, a un buon livello su tutto il territorio nazionale. Sui PPP invece, sul partenariato pubblico-privato, proprio alla luce della natura del consorzio e quindi della sua forma specifica per la quale il consorzio, tra virgolette, non ha in mano i cacciaviti con cui intervenire, ma deve utilizzare quelli che sono i suoi soci, che designa quali esecutori nei singoli appalti, nelle singole commesse. Quindi alla luce di questo noi sul mondo partenariato pubblico-privato abbiamo iniziato a muoverci più di recente, negli ultimi anni. E lo stiamo facendo proprio per come noi siamo, con un approccio diverso rispetto a quello che può essere quello di un'azienda to core. Perché? Perché abbiamo una responsabilità maggiore nei confronti dei soci che sono i nostri consorziati e che poi diventano esecutori. Questa responsabilità fa sì che CNS si muove da un punto di vista commerciale cercando di essere parte attiva nell'ambito del procurement strategico di enti e stazioni appaltanti, offrendo soprattutto soluzioni, questo è un po' il nostro obiettivo, che generino valori condivisi e capacità di affrontare sfide di medio-lungo periodo. Abbiamo quindi elaborato un sistema, un modello gestionale dei PPP particolare, sia della fase di preparazione sia della fase esecutiva, che tiene conto appunto di questi due livelli, quello del consorzio e quello dei soci esecutori. È chiaro che noi abbiamo una vocazione, che è la vocazione consortile classica, che è quella di far crescere i nostri soci, e quindi attraverso il modello PPP possiamo valorizzare la presenza territoriale del singolo socio, la competenza e gli skill e le attività che svolge proprio e core, diciamo, dei singoli soci, l'integrazione su certi partenariati tra soci diversi, su attività diverse che però fanno parte di una proposta integrata, di servizi integrati, e poi l'opportunità che diamo attraverso questo sistema di far crescere dei soci e di rigenerare quelle che sono le loro competenze e le loro capacità su settori che magari piano piano stanno cominciando ad approcciare e che attraverso la compresenza di soci molto più strutturati sullo stesso partenariato possono aiutarli appunto a crescere. Quali sono i punti chiave del nostro approccio al partenariato pubblico-privato? Primo, il partenariato pubblico-privato, il PPP, per noi non è un aggiramento, fra virgolette, per dirlo in modo brusco e rozzo, del codice degli appalti. È qualcosa che va oltre, è qualcosa che è di più. Non è semplicemente prenderci una commessa attraverso una formula diversa da quella che è la gara d'appalto, ma costruire invece una proposta che tenga conto soprattutto di quello che è l'interesse pubblico. Cioè il partenariato noi lo intendiamo proprio con questa specificità forte, che è quella di lavorare a fianco alla stazione appaltante e alla potenziale, quindi partner, per individuare quelli che sono i punti nei quali il partenariato pubblico-privato può portare un oggettivo, misurabile, percettibile interesse di quello che è poi l'utente finale, che è il cittadino nel settore dei servizi, ovviamente. Abbiamo quindi un team di competenze molto forte sia all'interno che al consorzio, dedicato proprio
al tema del PPP, e quindi il CNS funge per i soci, sia i più grandi che anche i più piccoli. Noi abbiamo al nostro interno soci che sono, come dire, più grandi del consorzio, cioè nonostante fanno parte del consorzio. Quindi un hub per i soci, soprattutto nel settore della ricerca e dell'innovazione. Noi abbiamo degli accordi molto forti con Birex, con Politecnico di Milano, eccetera. Abbiamo un focus di particolare attenzione rivolto alla selezione degli investimenti che vanno fatti, grandissima attenzione all'elevato standard qualitativo dal punto di vista legale e amministrativo, per far sì che la proposta sia perfettamente aderente a quella che è la normativa vigente, quindi con tutti gli aggiornamenti costanti, eccetera. L'obiettivo poi è arrivare a una progettazione, quella che viene certe volte definita sartoriale, della proposta, che è proprio il frutto delle continue, per rimanere nella metafora del sarto, delle continue misurazioni che vengono fatte insieme al partner istituzionale, il massimo di commitment nei riguardi del valore della sostenibilità. CNS proprio nelle settimane scorse è stato inserito nella top 100 di Forbes tra le imprese italiane di maggiore vocazione sostenibilità, e siamo l'unico dei top 100 che è un'impresa cooperativa. E poi ovviamente la cosa importante è che noi abbiamo, anche con un sistema interno, di un sistema di monitoraggio costante e misurazione di quelli che sono gli standard raggiunti e la misurazione di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, l'obiettivo strategico che sta dietro al PPP. Quindi il nostro obiettivo per i nostri soci è far uscire delle proposte di partenariato strutturate e robuste, evitando quelle che noi vediamo, perché poi nel mercato si ritiene che spesso il pubblico, l'ente pubblico è lento nel valutare i PPP, oppure si dice gli enti pubblici non hanno le competenze. Noi rileviamo invece che molto spesso vengono proposti dei PPP fra virgolette in ciclo stile agli enti pubblici, che poi dopo hanno da perderci tanto tempo per lavorarli, per esaminarli e per prendere cognizione. Quindi dal nostro punto di vista la nostra attività nell'ambito dei PPP è un'attività molto complessa, perché appunto deve tener conto di quelle che sono le esigenze del potenziale partner, ma soprattutto il mettere in rete tutti quelli che sono i nostri soci da coinvolgere nelle singole iniziative. Grazie Luca. E passerei adesso a Fabio Minoli di Bayer Italia, e con lui vorrei andare sulla stretta attualità, no? È notizia di pochi giorni fa, del 7 ottobre, no? Se non sbaglio, che è stata presentata Ricca Gioia a Torrazza Coste nell'Otrepò Pavese, no? Sono andato a leggermi i resoconti, non c'ero, e si dice che è un hub di eccellenza a livello nazionale per l'innovazione tecnologica nel settore agricolo. Che cos'è Ricca Gioia? Buongiorno a tutti, grazie. Soprattutto fa strano coniugare Bayer con l'agricoltura in un'avventura di questo genere, perché Bayer è per lo più conosciuta come azienda farmaceutica. Operiamo da tempo nel settore crop e ultimamente anche con una bella accelerazione. È nata questa opportunità, Regione Lombardia almeno 30 anni, ha avuto un lascito importante nell'Oltrepò Pavese, si tratta di un appezzamento di oltre 55 ettari a vite, quindi siamo proprio nell'Oltrepò e viene rispettata la caratteristica vitivinicola del territorio, e con alterne fortune la Regione ha sempre governato questo istituto. Prima era un pieno e proprio istituto di ricerca. Attualmente lo avevano cercato di modificare verso più un'attività di produzione agricola. La Regione cercava la possibilità di venirlo a identificare con un progetto che fosse sicuramente più sul mercato e più up to date, più aggiornato rispetto a quello che il mercato chiede. Quindi ha aperto un bando nel quale veniva a sollecitare i cittadini, le imprese, a poter offrire dei progetti, delle soluzioni diverse rispetto a Ricca Gioia, la quale è anche una località molto amena, con una serie di cascinali in parte ristrutturati, in parte da ristrutturare, e questo ha dato per esempio adito alla prima accordata di presentare un'offerta immobiliare
per trasformarlo in una specie di spa per le cure termali, per il benessere. A questo si è aggiunta una seconda offerta, sicuramente sempre di tenore turistico, ovvero l'ipotesi di farne un nuovo parco divertimenti, per essere un po' da contrappeso a quello che abbiamo a Brescia, comunque nei dintorni del lago. E la terza offerta invece è venuta da un gruppo di imprese, tutte con delle caratteristiche diverse, con però un obiettivo comune, cioè quello di poter sviluppare lì, in quel territorio, lo stadio avanzato delle proprie tecnologie, cercando di andare nella condizione di poter scaricare a terra quello che sono le loro condizioni di imprese, come per esempio TIM, per dirne una, interessate a sviluppare nuovi modelli per l'agricoltura. Ecco che in questa accordata sono entrate imprese da Banca Intesa per quello che può essere tutta la parte importante sotto il profilo poi di poter sostenere l'attività degli agricoltori locali e non, aziende tipo Almaviva, molto attiva sotto tutto quello che è il profilo della supply chain, quindi la possibilità di portare i prodotti dal campo fino alla distribuzione moderna. Bonifiche Ferraresi, oggi quotata in borsa, il primo gruppo nel settore dell'agricoltura come estensione territoriale nel nostro paese, Coldiretti come partner, diciamo, della rappresentanza agricola, e per le aziende, diciamo così, del settore della crop, Bayer, che è entrata sicuramente con grande entusiasmo, anche perché noi riteniamo che ci siano delle eccezionali opportunità in questo paese, in Italia, per poter sviluppare un'agricoltura di nuova concezione. Quando dico di nuova concezione vuol dire un maggiore uso dei sistemi digitali in agricoltura e dall'altra parte la possibilità di sviluppare le nuove tecnologie in modo e maniera di poter dare ampio spazio alla biodiversità del nostro paese e anche poter in questo modo sviluppare quella quota di Made in Italy che ultimamente è obiettivo di tante comunicazioni, ma che poi bisogna essere concreti e cercare di trovare dei modelli che possano effettivamente favorirla. Ecco, noi abbiamo partecipato a questa gara con molto interesse e devo dire che oggi, proprio si diceva 7 ottobre, è stata fatta la conferenza stampa da parte di Regione Lombardia insieme a ERSAF, che è l'ente regolatorio che si occupa di tutte le azioni disciplinari di regolatori del settore agricolo in Lombardia. È nata proprio questa fondazione pubblico e privato che ha l'obiettivo di cercare di dare all'agricoltura, l'ambizione è tanta, del paese, quindi non solo degli agricoltori locali dell'Oltrepò e della Lombardia, ma l'obiettivo è di dare una dimensione nazionale, cercando anche di trasformare la figura dell'agricoltore da quello che ancora siamo tutti abituati a vedere dalle serie televisive ai racconti, ai romanzi, dal contadino all'imprenditore. Ci sarà una scuola anche di formazione a cura di Coldiretti, a cui tutti i partner daranno il loro contributo, che ha proprio l'obiettivo di cercare di costruire all'interno di Ricca Gioia un momento di accademia, perché stare in campo è importante, ma occorre anche stare in campo in modo e maniera che l'agricoltore abbia quella soddisfazione, abbia quella possibilità remunerativa di profitti che gli permetta e lo lasci sempre più convintamente a svolgere il suo lavoro. Grazie Fabio. Adesso da una multinazionale come Bayer passiamo a una città dalla vocazione internazionale, no? come Milano. Allora, Renato Gagliano può farci una breve panoramica un po' sulle modalità con cui il Comune di Milano ha attivato le partnership, no? da quelle appunto internazionali, europee, a quelle magari più locali e mirate. Sì, intanto grazie per l'invito. Quando parliamo di partnership pubblico-private, infatti occorre dal mio punto di vista capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando, perché se ci riferiamo ad esempio ai modelli anglosassoni, le nostre partnership sono cosa diversa. Lavorando in un comune, in che cosa si concretizza poi
una partnership con dei soggetti privati in alcuni grandi temi. Uno sono le concessioni di spazi, soprattutto spazi o aree. Che è cosa diversa da mettere a bando uno spazio, un edificio, perché questo venga ristrutturato per svolgerne un'attività? È un processo che definisce da parte pubblica l'obiettivo che si vuole raggiungere in quello spazio, chiede al privato di intervenire per ristrutturare e per attivare le azioni che questo permette, la sostenibilità economica di tutta l'iniziativa, a fronte di una possibilità di utilizzo di questo spazio per un tempo relativamente lungo, che dipende molto dal business plan, dal livello di investimenti che si fa e così via. Allora, se per partnership consideriamo questo aspetto, il Comune di Milano ha fatto vari progetti di questo tipo, vari progetti di iniziativa pubblica, nel senso che il Comune si trova ad essere proprietario di un edificio, ritiene di non avere le finanze o ritiene di non avere le competenze, perché anche questo è un altro degli aspetti fondamentali, e chiede al mercato, attraverso una procedura pubblica di vario tipo, un soggetto che presenti un progetto di realizzazione per raggiungere gli obiettivi che il Comune ha posto, investendo a fronte di una possibilità di gestire questo edificio per 20 anni. Alcuni esempi: base in Largo delle Culture, via Tortona, 12.000 metri di un ex edificio industriale che veniva utilizzato per piccole porzioni direttamente dal Comune, nel senso che affittava degli spazi. Ad un certo punto ritiene che matura all'interno dell'amministrazione, in particolare dell'assessorato alle attività produttive, l'idea che questo potesse diventare un luogo di aggregazione che mettesse insieme vari ambiti, tra quello della creazione di impresa nel settore delle imprese culturali e creative, uno spazio per la fruizione di musica anche legato ai giovani, uno spazio che potesse essere utilizzato dal mondo della moda e del design trovandosi in quell'area e così via, e pone una serie di obiettivi che pubblica e riceve dei progetti che vengono valutati, e a fronte di questo dà un piccolo aiuto economico per l'avvio dell'investimento. L'investimento viene fatto dal privato, una concessione di 18 anni. Questa è una modalità successa con questo edificio, successo con un altro edificio dietro via Como, quindi in centrissimo a Milano, che è diventato il Milano Louis Hub for Makers and Students, altri edifici di questo tipo. Modello diverso, sempre proprietà del Comune di un immobile, mercati comunali coperti, 24 in città, gestiti con singole concessioni degli stalli, del singolo stallo all'interno del singolo comune, del singolo mercato, per cui un mercato che ha 25 stalli, 25 contratti da gestire. Con un problema naturalmente sulla gestione stessa, ma anche un problema sulle manutenzioni, sugli interventi e così via. Si ribalta il modello, viene chiesto agli operatori privati di prendersi in mano l'immobile del Comune, di gestirlo a fronte di una concessione, anche qui di lungo periodo, di riqualificarlo architettonicamente ed energeticamente, di attivare non solo dell'attività di carattere commerciale, ma anche dell'attività di carattere sociale e culturali, per far sì che il mercato comunale coperto diventi il luogo del quartiere, un luogo di aggregazione per le diverse comunità che vivono il quartiere stesso.
Questi sono esempi di metto a disposizione una mia proprietà, un immobile, definisco le caratteristiche, gli obiettivi e così via. Cosa diversa sono i servizi? Perché i servizi immateriali, non di proprietà di nessuno, ma attraverso anche qui una serie di regole di carattere urbanistico, vengono individuati all'interno del piano di governo del territorio quelli che sono i servizi di interesse generali per la città, che non sono servizi della pubblica amministrazione, ma sono servizi a favore della comunità, che possono essere dagli asili nido alle palestre, sino ai Fab Lab o agli ambiti di innovazione produttiva per le imprese. In questo caso il ruolo del comune è quello del convenzionamento di questo servizio. L'edificio è privato, privato dice: ma io voglio fare qui dentro un servizio di interesse generale, che caratteristiche deve avere e come devo gestirlo? E quindi il comune negozia o concorda o stabilisce quali siano le caratteristiche per gestire, su come deve essere gestito questo servizio, e a fronte di una serie di regole che dà, banalmente la retta per l'asilo nido che non deve superare, oppure il prezzo calmierato per andare in piscina per alcune fasce di età o di popolazione, oppure l'apertura, oppure la gratuità, ad esempio, dell'accesso a servizi pubblici come a servizi pubblici a valore aggiunto, come possa essere una biblioteca dei materiali. E la biblioteca dei materiali lo dico non perché sia un caso teorico, ma perché è uno degli ultimissimi provvedimenti che abbiamo preso per la riqualificazione dei magazzini raccordati sotto Stazione Centrale, dove abbiamo convenzionato attività innovative che in questo momento sul mercato e le imprese considerano innovative, favorendo la possibilità di sviluppare questo tipo di attività, spazi, servizi, oppure all'interno dei progetti europei dove a monte si definisce l'obiettivo che si vuole raggiungere. Noi come comune, se facciamo il capofila del progetto, facciamo un bando per la selezione dei partner che lavoreranno con noi, si stabiliscono le azioni, i ruoli e anche i soldi che arrivano nel momento in cui il progetto è finanziato, per poi poter definire un successivo sviluppo a fronte della chiusura del progetto stesso. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie Renato. Abbiamo ancora il tempo per fare un rapido giro di tavolo di 2-3 minuti ciascuno, e allora io richiamerei Antonella da Cosenza, che ci ha raccontato dell'Open Camera, e gli chiederei in un paio di minuti di farci qualche caso concreto, qualche esempio. Sì, con piacere. Allora, dicevamo, la Camera di Commercio ha messo al centro delle proprie attività quello che è l'impresa. E proprio tutte la programmazione anche annuale che viene effettuata viene fatta con un'interlocuzione diretta attraverso le associazioni di categoria delle varie rappresentanze proprio delle imprese, quindi cogliendo quelle che sono le istanze e le esigenze del territorio, che poi vengono trasformate in iniziative oppure in bandi. Sono davvero tanti bandi di cui la Camera di Commercio si è occupata in questi anni, anche per restituire, nell'ottica anche di restituire quelle che potevano essere risorse anche materiali al territorio che aveva, diciamo, creduto e dato fiducia alla nostra Camera di Commercio. Sono stati promossi diversi bandi sull'efficientamento energetico delle imprese, sull'economia circolare, e si favorisce continuamente quella che è l'interlocuzione tra le imprese e quelli che sono i decisori economici, perché spesso sono due mondi distanti che non comunicano. Lo si fa tramite iniziative quali il Parlamento delle Imprese della provincia di Cosenza, dove appunto delle imprese selezionate attraverso le proprie associazioni di categoria possono portare le loro istanze e le loro domande a personaggi di
levatura nazionale, abbiamo ospitato Sabino Cassese, Giuliano Amato, Treu e tantissimi altri, quindi proprio avviciniamo materialmente quello che è il tessuto imprenditoriale al, insomma, personaggi di, ripeto, importanti dal punto di vista nazionale. E è stato costituito un albo delle, scusa, un premio delle imprese storiche della provincia di Cosenza per far sì che possa essere raccontata la storia di imprese che hanno resistito per 2-3 generazioni e anche dare lustro a queste imprese che continuano ad investire sul nostro territorio, ma si investe anche sulle giovani menti. La Camera di Commercio ha infatti sostenuto con forza il progetto di alternanza scuola-lavoro per far sì che proprio i ragazzi già dalle quarte e quinte classi e gli istituti tecnici comprendessero realmente, concretamente, praticamente cosa significasse fare impresa. Quest'anno noi siamo presenti al Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa, in particolare con un progetto che è quella della trasformazione digitale. La pubblica amministrazione apre la strada alle imprese. Cos'è? E durante questi due anni, gli ultimi due anni di pandemia, il lavoro agile ha posto l'accento, ha evidenziato una disparità che esisteva all'interno della Camera tra le conoscenze digitali dei vari dipendenti. Quindi si è subito pensato di intervenire sempre nell'ottica di rendere proprio la Camera più efficiente verso le imprese. E quindi il progetto mapperà quelle che sono le conoscenze digitali dei propri dipendenti per poi di conseguenza effettuare una mappa delle attività ed andare a colmare quelle che possono essere le lacune rilevate. Questo progetto, che inizierà all'interno della Camera, sarà poi trasferito al territorio e alle imprese con lo stesso modus operandi, quindi con l'intento di aiutare le imprese ad intervenire su eventuali deficit dei propri dipendenti, dei datori di lavoro, insomma proprio all'interno delle imprese, sulle conoscenze digitali, e ha fatto comprendere soprattutto che non serve solo dotare le aziende e la pubblica amministrazione degli hardware, quindi di quello che è il materiale informatico d'eccellenza, se poi a questo non corrisponde anche un corretto uso dello stesso. Solo in questo modo si potrà rendere la Camera sempre più efficiente. Grazie. Un'ultima battuta sulla Fondazione Olivetti. Nel 2018 e 2020 abbiamo avuto 2 volte il premio, ma soprattutto grazie alla Camera di Commercio siamo riusciti a portare a Cosenza, per i ragazzi e le scuole superiori, le lezioni olivettiane. Quindi per noi questo è un grande contributo a quello che è un modello di impresa sostenibile. Grazie per questo ricordo, io sono un ex olivettiano, quindi mi è particolarmente caro. Filippo, anche a te chiedo qualche esempio, scendiamo nel concreto. Sì, esempi di partnership fra noi e appunto il pubblico e fra i movimenti, come dicevo, anche l'organizzazione del terzo settore ce ne sono innumerevoli. Vi racconto un paio di esempi che sono legati a un tema che per noi è molto caro, che è la transizione energetica. Come sappiamo, la transizione energetica è un fatto. Passeremo nei prossimi anni, l'obiettivo ormai è dichiarato, da un modello di generazione e distribuzione dell'energia basato fondamentalmente su fonti fossili a un modello che sarà basato sullo sviluppo delle rinnovabili, la digitalizzazione delle reti e l'elettrificazione dei consumi, come per esempio la mobilità elettrica. Ovviamente questa trasformazione deve prendere in considerazione la dimensione ambientale, che è la dimensione da cui parte, da cui nasce, ma una dimensione sociale, ovvero dobbiamo assicurarci, come si dice appunto nel nostro gergo, che nessuno venga lasciato indietro. La transizione energetica deve avere un impatto positivo anche sulla società. Per fare questo, per esempio, noi siamo intervenuti su 2 temi che ci interessano molto e che sono legati tra l'altro a 2 SDGs, come dicevo, 2 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono lavoro dignitoso e l'educazione. Faccio un esempio per entrambi. Sul primo, per esempio, noi in Abruzzo di recente abbiamo lanciato un corso per installatori della fibra. Come sappiamo, la fibra è molto importante non soltanto per la rete telecom, ma anche per le reti energetiche, perché è un abilitatore di nuovi servizi. La regione Abruzzo è una regione, soprattutto in alcune aree, fortemente colpite per esempio dal terremoto, quindi dove c'era anche un grande problema occupazionale, e sappiamo che la transizione energetica è affamata di competenze. C'è bisogno di nuove competenze, per questo abbiamo fatto un accordo
proprio sulla regione Abruzzo per un corso utilizzando i nostri centri di addestramento, quindi le nostre apparecchiature, un ente formatore esterno e la regione Abruzzo, proprio per formare ragazzi, per creare competenze che sono subito spendibili sul mercato del lavoro. E questo è proprio un esempio di come un soggetto privato, un soggetto pubblico, i cittadini possano, come dire, creare un circolo virtuoso che possa avere un impatto immediato. L'esempio invece legato alla scuola è un esempio diverso, ovvero noi sappiamo che soprattutto con il Covid c'è stata una grande piaga che è stata quella dell'abbandono scolastico e della povertà educativa. Tantissimi ragazzi, si calcola che soltanto l'anno scorso circa 100.000 ragazzi hanno lasciato la scuola fra la scuola primaria e quella secondaria. E questo deriva dal fatto che si produce il fenomeno dei NEET, cioè chi non studia né lavora, da un disincanto generale, diciamo, nei confronti della possibilità di inserirsi pienamente nella società sia da un punto di vista educativo che da un punto di vista lavorativo. Quindi noi quello che abbiamo fatto è che insieme a un'organizzazione del terzo settore che è ELIS e in collaborazione con scuole primarie e secondarie abbiamo raggiunto circa 1.500 studenti solo in un anno e portando nostri colleghi che abbiamo chiamato maestri di mestiere, quindi un centinaio di nostri colleghi dalle competenze più disparate a raccontare qual è la loro attività quotidiana. Noi abbiamo chiamato i role model, maestri di mestiere, cioè delle persone che potessero in qualche modo ispirare questi ragazzi, perché un grosso problema legato all'abbandono scolastico è proprio quello di non avere dei modelli di riferimento. E questo è importante per l'azienda, soprattutto per l'avvicinamento dei ragazzi a tutte le discipline STEM, che per un'azienda come la nostra, che comunque ha una componente, diciamo, tecnica e tecnologica molto forte, è fondamentale. Aiuta ovviamente quello che è l'ecosistema delle scuole, quindi l'istruzione, e dà un contributo appunto a evitare l'abbandono scolastico, ma soprattutto avvicina i ragazzi a competenze che sono competenze effettivamente spendibili. Questi sono soltanto due esempi, ma potrei raccontare per esempio che con Nel Cuore, con la Onlus aziendale, una delle grandi partnership che abbiamo fatto con il settore pubblico è stato proprio durante l'emergenza. Noi abbiamo erogato nel periodo che va, diciamo, dall'inizio dell'emergenza sino all'inizio di quest'anno 23 milioni di euro nei confronti di soggetti pubblici, dalla protezione civile agli ospedali, proprio per contrastare nell'emergenza, quindi per potenziare un servizio pubblico che in quel momento aveva bisogno di, come dire, intervenire prontamente. Per fare un altro esempio rapidissimo, noi sappiamo che la pubblica istruzione, l'istruzione, il Ministero oggi ci dice che uno dei pilastri della nuova strategia è quello dell'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica è un tema annoso che in questi ultimi mesi è stato affrontato in maniera molto, molto seria. Noi per esempio abbiamo collaborato con una famosissima organizzazione del terzo settore che si chiama Reggio Children, molto famosa soprattutto nei temi dell'educazione, appunto dello sviluppo educazione di qualità, proprio per intervenire, il progetto si chiama Fare Scuola, proprio per intervenire su spazi fisici, cioè non tanto ristrutturare aree perché sarebbe minimizzare il progetto, ma creare nuovi spazi di vivibilità, di socialità, di educazione per favorire la partecipazione degli studenti nelle scuole, per poter in qualche modo contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa. E quindi anche lì la partnership si è creata fra chi? Fra Nel Cuore, che è espressione del settore privato, un'organizzazione del terzo settore come Fare Scuola, e soggetti pubblici come le scuole, come i provveditorati, il Ministero. Grazie, grazie Filippo. Luca Giansanti, allora anche a lei chiedo un paio di esempi rapidi, abbiamo ancora 9 minuti. Certo. Ma guarda, vado rapidissimo. CNS, come ti dicevo, come ho detto prima, si sta esercitando sul terreno del partenariato pubblico-privato nella ricerca di partenariati che vanno un po' fuori da quello che è l'ordinario, perché ovviamente noi siamo interessati e preponiamo e stiamo in campo sui partenariato classico per i nostri settori, che è quello dell'efficientamento degli edifici, sia in ambito civile sia in ambito sanitario, rivolgendoci ai grandi proprietà, alle grandi strutture pubbliche proprietarie di edifici, pensiamo alle province, ai comuni, patrimonio scolastico, ospedale, eccetera. Cerchiamo di creare partnership con altri operatori privati per invece la parte del PPP classico costruisco e gestisco, quindi a noi verrebbe ovviamente in capo la parte gestionale, però abbiamo sviluppato una serie di proposte, di iniziative che vanno su terreni un po' diversi. Stiamo puntando molto perché nel parco soci di CNS ci sono diverse aziende che fanno questo tipo di attività, ad esempio su tutto il tema della logistica farmaceutica, che significa gestire e distribuire il farmaco all'interno delle ASL, che significa far risparmiare tanti soldi
tanta spesa sanitaria agli ospedali e alle ASL. Ci siamo mossi nel settore ad esempio dei parcheggi, che è un altro settore nel quale il PPP è una proposta che consente di realizzare dei parcheggi eccetera e poi gestirli per un certo numero di anni. Nell'efficientamento e nell'erogazione dei servizi di gestione museali, ad esempio, quindi l'intervento sui beni culturali, adesso c'è in campo una proposta importante che, attraverso un tender che ha organizzato Difesa Servizi, sul quale noi siamo molto, molto attenti e molto interessati, ma anche andando su qualcosa di oltre, proprio in base a quei principi, a quei valori che avevamo detto all'inizio, ossia dell'individuare quelle che sono le esigenze poi come obiettivo strategico dei cittadini, ad esempio la fornitura, realizzazione, gestione di diagnostica per immagini oppure addirittura di radioterapia, e quindi interventi che servono a fronte di una limitata possibilità di spesa da parte del sistema sanitario della singola regione, però andare lì e fornire strutture, mezzi, attrezzature costosissime e poi gestirle. L'ultima cosa e chiudo qui, ovviamente nel lavoro che fa CNS per i propri soci, nella predisposizione, nella valutazione delle ipotesi di PPP, c'è di base una serie di cose fondamentali, che sono la valutazione del rating della stazione appaltante, che non può scendere sotto un certo livello, la valutazione del rating della cooperativa che noi inseriamo in gara, l'importo dell'investimento da un punto di vista del profilo del rischio, la durata degli investimenti, la redditività, la bancabilità e il punto di break even point. Questi sono gli assi sui quali noi facciamo il nostro esame e sul quale dobbiamo dire che talvolta ci rendiamo conto che anche scartare delle ipotesi di opportunità è rendere un servizio al nostro socio, ma più importante che non farli avventurare su cose che poi invece possono diventare non remunerative. È vero, la selezione è importante. E invece a Fabio Minoli, che ci ha già raccontato di Ricagione, vorrei proprio chiedere perché Bayer ha fatto questa scelta, perché ha puntato su questa iniziativa. Tanto, è veramente stato un direi paradigma nuovo a livello globale, nel senso che è la prima volta che Bayer come società, diciamo così, multinazionale, aderisce a un progetto di questo genere, dove non è un apporto, ne abbiamo tanti in ambito, diciamo così, di definizione di come Bayer sviluppa la sostenibilità nel mondo. Abbiamo delle attività molto importanti in tutto il continente africano, dove aiutiamo oltre 400.000 piccole famiglie di agricoltori nello sviluppare le proprie attività. In questo caso il progetto è stato valutato con molta attenzione fino ai piani alti del nostro gruppo, perché per la prima volta si entra non tanto in un'azione che è un'azione di sostenibilità scaricando a terra servizi, ruoli, informazioni, aiuti rispetto a quello che è una crescita di un territorio, un'attività parametrata ai bisogni di un territorio, ma si è entrati in un innovation hub, ovvero in una struttura che ha, come potrei dire, il pubblico e il privato seduti insieme in un consiglio di amministrazione, quindi a parità di competenze e a parità di responsabilità civile, perché le fondazioni poi devono andare a pareggio, nella logica di cercare tutti partner privati di offrire soluzioni che possono essere veramente delle soluzioni pilota da poter poi venire a declinare in ambiti più ampi. Faccio un esempio che è molto attuale e viene molto partecipato: le nuove tecnologie, parlando proprio di Bayer. Le nuove tecnologie sono un segmento molto innovativo che darà la possibilità agli agricoltori e a tutti i consumatori di poter consumare prodotti freschi in quantità ben superiori e di poterli consumare, i nostri prodotti italiani, in giro per tutto il mondo. Cosa vuol dire? Renderli più resilienti con queste innovazioni tecnologiche che abbiamo battezzato in Italia TEA, tecnologie di evoluzione assistita, in modo e maniera di poter far sì che frutta e verdura, oggi siamo nell'anno internazionale della frutta e della verdura, italiane possono arrivare sulle tavole di tutti. È chiaro che nel momento in cui questa tecnologia
viene a essere affrontata trova subito un primo ostacolo, un primo ostacolo che è di pregiudizio, un primo ostacolo che è di valutazione della comunità europea, che è il paragone tra quello che sono i vecchi OGM, per intenderci, e queste nuove tecnologie che avanzano. Un primo tema che ha una diffusione in Italia significativa, ma che avrà un rebound internazionale, sicuramente europeo. Questo vale per noi tantissimo, perché ci dà la possibilità di poter misurare su un paese importante per l'ortofrutta come l'Italia la dimensione e il vantaggio che porta all'economia italiana un tipo di tecnologia nuova di questo genere. E questo, insieme a tante altre possibilità di testare sul campo attività legate al digital farming, dicevo, quindi tutto quello che è il discorso del risparmio dell'acqua, tutto quello che è il discorso della bassa emissione della CO2 e via e via e via, ci hanno messo a livello globale tutti d'accordo, con una fatica non da poco, perché io ammiro il collega dell'Enel, perché lui quando parla va a Roma o comunque è qua, per noi è una cosa incredibile, avere la multinazionale in casa è molto bello. E quindi siamo andati nella direzione di invece riuscire ad avere tutto il consenso del grande livello e chiudere su questa operazione che è proprio adesso tenuta a battesimo qui praticamente, la prima uscita. Benissimo, benissimo. Vorrei chiudere con una battuta di Renato Gagliano. Nelle partnership che ci citava quando ci abbiamo sentito prima, ci sono anche altre cose in ambito dell'agricoltura, no? Perché quando si pensa a Milano non si pensa all'agricoltura, ma mi aveva parlato di Open Agri, di Cascina Noveda. Ci può dire una battuta su questo per chiudere? Sì, sì. Milano è uno dei comuni agricoli più importanti, pur non sapendolo. Intanto un pezzo di Parco Agricolo Sud sta sul comune di Milano. E questo progetto, che è un progetto finanziato dalla Commissione Europea sotto il cappello dell'Urban Innovative Actions, è un progetto che interviene sull'agricoltura periurbana, mettendo insieme diversi aspetti, intanto quello produttivo, quello della riconversione o del utilizzo in modo adeguato di terreni agricoli, l'aspetto di carattere sociale e la dimostrazione. E questo era l'ambito del progetto, che interveniva dalla produzione alla sua trasformazione, distribuzione, consumo e spreco del cibo. Il comune ha aggiunto al progetto che ha vinto 30 ettari per fare sperimentazione, quadrante sud-est di Milano, intorno a nord del depuratore Nosedo. Sperimentazione da parte di soggetti privati che hanno partecipato al nostro bando, e quindi sperimentando diverse tipologie di coltura o di trasformazione di questi prodotti agricoli, e abbiamo ristrutturato anche un pezzo della cascina con i soldi europei. Chiuso il progetto europeo, però sapendo che l'appetito viene mangiando, abbiamo lanciato questa idea di fare un luogo di sperimentazione e di test sul metabolismo urbano basato sull'acqua e sulla salvaguardia dell'acqua. Milano ha un enorme problema di acqua, come tutti sappiamo, ha anche un problema di salvaguardia delle acque di falda, e trovandosi a sud e in compliance con il decreto su come si fanno gli interventi di bonifica dei terreni agricoli attraverso fitodepurazione sino alla forestazione, diciamo, il progetto, in collaborazione con MM e con le associazioni e gli altri partner che erano già partner del progetto europeo, sta nascendo questo nuovo hub che, basato su temi di economia circolare sempre legati all'acqua, si pone l'obiettivo di sperimentare delle tecnologie, delle pratiche per migliorare e salvaguardare tutta la falda di questa zona. Perfetto, grazie, grazie. Ringrazio tutti gli ospiti per questa interessante carrettata, ringrazio soprattutto di essere rimasti nei tempi un po' militari che ci siamo dati. Ringrazio tantissimo il pubblico in sala, chi ci ha seguito da remoto,
continuiamo a seguire Sanone in questo ultimo conclusivo pomeriggio. Grazie a tutti e buon pomeriggio.